Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha ed oggi volevo fare il video acquisti di aprile 2020. Inaspettatamente sono riuscito ad acquistare qualcosa questo mese, ovviamente non è nulla che sia effettivamente uscito ad aprile 2020 perché come penso saprete già non è uscito praticamente nulla per il circuito delle fumetterie, è uscito soltanto qualcosa per le edicole, tutta roba che ovviamente io non seguo quindi non mi interessava, mi sono semplicemente limitato a recuperare alcune cose che mi ero lasciato sfuggire a marzo e in più ho, diciamo, fatto i miei recuperi soliti. Quindi direi di partire come sempre dagli acquisti Star Comics. Volume 34 per The Seven Deadly Sins, un volume che non mi è piaciuto granché, un po' come il precedente, devo dire, non è stato il massimo, sicuramente sotto la media per quello che avevamo visto finora per questo manga. So che le cose non dovrebbero cambiare molto per gli ultimi volumi e se non sbaglio il manga si è già concluso in Giappone. Di recente con l'ultimo capitolo e l'ultimo volume sarà il 41. Per questa parte restante, per questa parte finale, onestamente non so cosa aspettarmi perché tutti ne parlano molto male, però non lo so, devo dire che comunque mi dispiace, però effettivamente si vede che il titolo non sta navigando, almeno per quello che stiamo leggendo noi in Italia, in buone acque. Volume 7 per la nuova edizione di Lamù, un volume che non mi è piaciuto granché anche in questo caso, purtroppo. Si è rivelato effettivamente un volume un pochino più fiacco dei precedenti, se non altro perché si ride poco e ovviamente in un manga di questo tipo, insomma, ridere è l'essenziale. Quindi non ho trovato granché divertenti e originali i capitoli appunto qui presenti e non posso fare altro che sperare che i prossimi volumi siano migliori. Continuiamo male, purtroppo, credo di non aver mai iniziato un video acquisti con così tante delusioni, ma troviamo il numero 6 della nuova edizione di Dash Capei Gigi la Trottola. Sì, questo me lo aspettavo effettivamente che non mi piacesse perché si tratta di un manga che, a dire il vero, non avrei neanche dovuto iniziare. Infatti, anche qui si tratta di un manga divertente, seppur molto lontano dallo stile di Lamù, che però veramente non regala niente, non è assolutamente piacevole da leggere, anzi onestamente lo trovo anche un po' fastidioso. Per carità, è una mia preferenza personale, ma questo tipo di comicità proprio non mi piace per nulla. Ovviamente concludo l'opera perché si comporrà in totale da 9 volumi, però non mi sento di dire altro onestamente, se fosse stata più lunga di sicuro l'avrei già bloccata. Cambiamo aria con il volume 23 di Maghi, ovviamente un mio recupero, titolo che fino a questo momento mi era piaciuto molto, ma che con questo volume devo dire raggiunge nuove vette di qualità, perché è stato un volume incredibilmente intenso e ricco di informazioni e dialoghi assolutamente fondamentali. È stato anche un po' pesante a dire il vero a tratti, però comunque davvero ricchissimo di cose interessanti e non posso fare altro che sperare che anche i prossimi siano così. Concludiamo per Star Comics con l'ultimo recupero, ovvero sia Vinland Saga, del quale ho acquistato i volumi dal 6 al 9. Avevo iniziato a leggere questo manga a luglio dell'anno scorso per i primi 4 volumi e mi era piaciuto moltissimo, ma purtroppo il quinto non si poteva trovare e non si può trovare tuttora, evidentemente perché esaurito, e quindi mi ero dovuto fermare. In un primo momento non ero voluto andare avanti, diciamo, con i volumi successivi perché onestamente preferivo aspettare. Tuttavia, vista la situazione, ho preferito risolverla in un altro modo, ovvero sia ho letto online il quinto volume e ho proseguito poi con questi. Leggere scan non è una cosa che faccio di solito, anzi non è una cosa che avevo proprio mai fatto fino a questo momento, ma comunque per un volume esaurito non credo ci siano tanti problemi. Onestamente io non sono un detrattore completo di questo mezzo, semplicemente perché per leggere cose che da noi non sono uscite o che non si possono trovare, sinceramente non credo ci siano problemi. Anche perché ovviamente quando tornerà disponibile sicuramente lo prenderò. Mi è stato però utile per l'appunto per leggere questo volume introvabile, per continuare con questi che sono stati assolutamente fenomenali. Di sicuro la lettura del mese più significativa, davvero molto emozionante. Spero di trovare tutti i volumi che mi mancano per terminare questo recupero, anche se si tratta di una serie ancora in corso, se non sbaglio, di 22 volumi per ora. E per il resto niente da dire, spero che anche i prossimi siano a questi livelli. Unico acquisto come al solito per Flashbook, ovvero sia il recupero di Bakura Gaita. In questo caso sono arrivato al volume 10, non ho particolari cose da dire, un manga che continua a piacermi e a interessarmi molto. Sorprendentemente
Lo sto trovando su Amazon, cosa che non mi sarei mai aspettato visto che è un manga uscito diversi anni fa, però ho già ordinato il volume 11, quindi vedremo come proseguirà questa storia. Passiamo agli acquisti per Planet Manga e abbiamo il volume 6 per L'Immortale, la nuova edizione, il volume migliore di questo manga finora, assolutamente, l'ho trovato davvero incredibile, molto coinvolgente, molto interessante, l'altra miglior lettura del mese insieme a Vinland Saga. Come tutti gli altri manga purtroppo rimane un po' in bilico perché comunque non sappiamo quando usciranno i prossimi volumi e in particolare per questi titoli è un po' un problema perché sarebbero dovuti uscire mensilmente, quindi adesso si stanno accumulando un po' di volumi, vedremo se li faranno uscire dilazionati nel tempo in ogni caso oppure se restringeranno, se stringeranno un po' le uscite, questo non lo sappiamo ancora. Fatto sta che il titolo è veramente eccezionale, quindi non vedo l'ora di poterlo continuare. Abbiamo poi un recupero un po' inaspettato per Planet Manga, ovvero sia i volumi 2 e 3 di Happiness di Shuzo Oshimi, ovvero sia lo stesso autore dei Fiori del Male. Avevo letto il primo volume di questo titolo quando era uscito circa 3 anni fa, ma avevo preferito non continuarlo, non perché non mi piacesse, ma semplicemente perché in quel periodo stavo leggendo davvero troppa roba, cioè non stavo dietro più alle uscite di quello che prendevo, in più mi stavo un po' allontanando dal mondo dei manga, quindi avevo deciso di tagliare qualcosa, però in questo periodo ovviamente potendo riprendere qualche recupero ho ripreso questo, che tra l'altro si è concluso in 10 volumi e in questi volumi 2 e 3 mi è comunque piaciuto molto e quindi appena si potrà proseguire lo proseguirò, perché purtroppo almeno per ora il quarto volume non riesco a trovarlo, ma spero di rimediare il prima possibile. E concludiamo il video acquisti con un acquisto anime, ovvero sia il film di One Piece Stampede, uscito qualche mese fa sui nostri cinema. In quell'occasione io non ero riuscito a vederlo, quindi ho preferito recuperarlo con questa edizione Blu-ray e devo dire che purtroppo il film mi ha fatto davvero schifo. Io non mi esprimo mai in questi termini, ma temo che non ci sia molto altro da dire perché il film veramente proprio non mi è piaciuto e onestamente non me l'aspettavo, perché intanto tutti ne parlavano abbastanza bene e soprattutto perché gli ultimi film di One Piece invece li avevo apprezzati parecchio, mi riferisco soprattutto a Zeta e a Gold, che erano stati davvero degli ottimi esempi di come fare un film su One Piece, almeno secondo me. Questo Stampede invece non ha molto da offrire se non un numero esorbitante di personaggi che è davvero incredibile, perché sì, in questo film compare davvero chiunque per quanto riguarda appunto i personaggi di One Piece. Tolto questo però onestamente il film non ha molto da offrire, la trama è abbastanza banale, ricorda quella di tanti altri film di One Piece visti in precedenza, ma questa è una cosa che mi potevo anche immaginare. Ciò che non mi aspettavo invece è lo sviluppo che ha questa serie, o meglio, come si sviluppa. Infatti l'ho trovata una storia molto pretestuosa, come se avesse la verità in tasca su alcune vicende del manga principale, che però non verranno mai rivelate con dei colpi di scena all'interno di un film che sappiamo benissimo non avrà alcuna influenza poi sul manga di Oda. Quindi boh, questa è una cosa che penso capisca chiunque legga One Piece o veda l'anime da un po' di tempo. Non ho apprezzato neanche il cattivo principale di questo film, un po' deboluccio secondo me. Tuttavia il difetto principale del film, almeno per me, è quello fondamentalmente di essere una gigantesca battaglia dall'inizio alla fine praticamente. Francamente ho apprezzato di più i film magari con uno spirito d'avventura superiore o comunque con un'azione un po' più variegata, con delle dinamiche un pochino più defilate. E invece no, non è questo il caso. Quindi niente, a me non è piaciuto molto, tuttavia devo ammettere che questa edizione italiana Ultra Limited è stata comunque una buona edizione, perché ha il doppio rivestimento, dentro ci sono delle card speciali di cui non mi farò assolutamente niente, ma comunque è una bella edizione fatta come si deve, ci sono diversi contenuti speciali sul doppiaggio dei personaggi, c'è una seconda traccia italiana proprio per questa edizione, un video in cui a doppiare Ruffy è Luigi Rosa, che era stato il primo doppiatore appunto del personaggio per tipo i primi 250 episodi e poi non si è mai capito come mai venne sostituito da Novara. A parte questo, comunque l'edizione appunto è sicuramente buona, ma è il film di per sé che non mi è piaciuto, onestamente. Per il resto questo video termina qui, ci vediamo al prossimo video e aloha aloha!